Eccoci qua. Allora, proseguiamo con un altro tavolo. Opere pubbliche e mobilità. In questo caso sarò io a esporvi quello che il tavolo ha fatto in questo ultimo anno. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare tutti gli attivisti che hanno partecipato a questo tavolo, perché grazie a loro l'ho scritto, perché ci sono cose di puntuali e precise che non volevo dimenticare. Ebbene, la prima riunione di questo tavolo si è svolta il 17 aprile 2013. È trascorso più di un anno ed i cittadini che hanno partecipato al tavolo hanno elaborato e presentato attraverso i portavoce pontini del Movimento 5 Stelle eletti sia in Parlamento sia in Regione quanto segue. Un disegno di legge per l'inserimento all'interno del codice della strada del reato di omicidio stradale causato sotto l'effetto di alcol e o sostanze psicotrope. Detto DDL è stato elaborato in collaborazione con il tavolo Giustizia e Legalità del Meetup di Latina e l'Associazione Europea Vittime della Strada. Gli incontri su questa tematica hanno avuto inizio l'8 giugno 2014 ed il relativo DDL è stato depositato alla Camera dei Deputati il 30 settembre 2013 ed assegnato alle Commissioni Giustizia e Trasporti. A riguardo, quindi, noi attivisti del Meetup di Latina e non solo, ci chiediamo il significato di un medesimo DDL presentato dal senatore del PD Moscardelli l'11 marzo 2014, che invece di presentarne un altro, proprio a ridosso chissà perché delle elezioni europee, avrebbe potuto favorire l'iter di quello già proposto dal Movimento 5 Stelle. A seguire, il tavolo ha prodotto un esposto alla Corte dei Conti del Lazio in data 18 settembre 2013, e una interrogazione parlamentare in data 19 settembre 2013 riguardo la gestione privata delle piscine comunali di Latina che hanno guadagni a favore della concessionaria e costi a carico del comune, ossia dei cittadini. Il tavolo ha prodotto un altro esposto alla Corte dei Conti e del Lazio in data 18 dicembre 2013 riguardo un debito stimato in circa 2 milioni di euro lasciato al Comune di Latina dalla società concessionaria dei parcheggi a pagamento Urbania. Detto esposto è stato elaborato grazie alla collaborazione con il Comitato Civico di Latina Bugia Blu. A seguire è stata prodotta un'interrogazione regionale in data 7 marzo 2014 e una parlamentare in data 10 marzo 2014 riguardo il caso Metro Leggera di Latina. Vi ricordate la metropolitana di Latina? Che se non verrà affrontato e risolto per tempo potrebbe causare il dissesto finanziario del nostro comune. Dette interrogazioni sono state prodotte grazie alla collaborazione con il Comitato Civico di Latina Metro Bugia. E infine, ma non era l'ultima cosa ma è stata la prima, il tavolo di lavoro ha inoltre elaborato un questionario sulle criticità connesse alla viabilità cittadina sottoposto al delegato alla mobilità comunale dottor Panzera nel corso di un incontro confronto avvenuto il 10 luglio 2013, di cui il relativo video è pubblicato sul nostro canale YouTube Latina 5 Stelle. Ebbene, a quasi un anno dall'incontro possiamo dire che le belle quanto corpose intenzioni dell'amministrazione non si sono ancora tradotte in realtà, ma come si sa i cavalli si vedono all'arrivo. Speriamo che questo non sia zoppo.